Rossa, la vediamo spesso sul nostro territorio per tutti quelli che sono gli eventi importanti dal punto di vista sportivo, ma oggi è una giornata importante per la politica. Come sta andando e quali sono i primi feedback che avete anche da parte di Fontana? E se i risultati poi vengono confermati, insomma, quali sono le posizioni di voto, sono veramente molto contento per il Presidente, insomma, per tutto il lavoro che ha fatto, per, insomma, per gli obiettivi che si era posto, insomma, che si era posto da qui anche nel 28, insomma, anche per quanto riguarda le Olimpiadi, insomma, per il lavoro, che il grande lavoro che ha fatto, cosa ha portato le Olimpiadi, le risorse che ha portato, insomma, e mi fa piacere, insomma, che abbia avuto questo ritorno dai cittadini. Ovvio che poi bisogna fare anche una riflessione su quante persone sono andate a votare, questo è in discorso, è un tema in discorso e sicuramente va trattato. A proposito di Olimpiadi, che è stato il tema che è arrivato un po' nelle ultime battute di questa campagna elettorale rapidissima, a questo punto c'è continuità e quindi possiamo anche pensare che ci sia un'accelerata per quanto riguarda tutti i cantieri, tutti i lavori che ancora sono da fare. Sì, io ho letto tra l'altro un vostro articolo che diceva Varese c'è, la regione no, che era un po' preelettorale quell'articolo, il titolo era sicuramente sbagliato anche perché la regione c'è, tutta più siamo indietro con degli impianti di Milano, quindi insomma mi sembrava strano che il sindaco di Varese andasse contro il sindaco di Milano, ma ripeto, noi siamo una squadra, cioè io la vedo come squadra che lavora per le Olimpiadi, quindi non mi permetto di criticare altri sindaci e so che stanno lavorando bene, i cronoprogrammi si stanno rispettando. Siamo indietro con le infrastrutture, che sono arrivate tra l'altro dopo perché non sono state promesse al CIO le infrastrutture. Ovviamente aiutano e migliorano la nostra candidatura. L'ingegner Sant'Andrea, che è l'amministratore delegato, ha sul sito messo tutti i cronoprogrammi e si può andare a verificare lo stato di avanzamento dei lavori, quindi insomma, si sta andando avanti. Spero che il governo possa prendere, come ha già fatto, insomma, in mano la situazione, dare forse dei poteri ancora più importanti al commissario che dimezzano ulteriormente il livello di mercato.